Ma oggi parlare di discernimento nell'ambito sociopolitico da un lato è facile e dall'altro è difficilissimo. In sostanza il discernimento dovrebbe servire a capire bene gli elementi delle situazioni nelle quali ci troviamo. B, dovrebbe aiutarci a fare la scelta, perché se il discernimento è comprendere e scegliere e distinguere bene dal male, proprio distinguere bene dal male non è facile e bisogna avere tutti gli elementi ben chiari e nitidi di fronte a sé. Questo è il primo dato. Il secondo dato che è fondamentale è che nell'ambito della del nuovo modo di costruire la società, che dovrebbe essere completamente diverso da quello attuale, non ci possiamo permettere il lusso di chiuderci e di pensare che noi possiamo essere sufficienti a fare questo. Innanzitutto non lo siamo, secondo sarebbe una costruzione parziale. La verità è che questo tipo di realtà così fluida, così complessa e così sostanzialmente iniqua richiede per essere cambiato un impegno di tutti gli uomini che una volta si chiamavano di buona volontà e che adesso molto più convincentemente chiamano o chiamiamo come gli uomini che Dio ama, e quindi questo è il dato fondamentale. E infatti Gesù, quando verrà a giudicare Matteo 25, non giudicherà sulla base delle etichette, sulla base dell'appartenenza, ma giudicherà sulla base delle condotte, di quello che si è fatto. E questo è l'elemento fondamentale su cui io cercherò di concentrare la mia attenzione, sulla scia anche di quello che continuo a dire in maniera del tutto imprevista, ma del tutto entusiasmante, Papa Francesco.